Ragazzi, è giunta l'ora di far fare il salto di qualità a questo canale. Siamo vicini ai 7.000. Si merita di andare in doppia cifra. Come interazioni, come commenti? 150, 200 commenti a video. Non ce l'ha nessun canale, nemmeno quelli da 30.000. Questo grazie a voi, ovviamente. Come visual, come presenze in live, 1.000, 1.200. Ultima live, 1.000 presenze, che era fine luglio, di sabato addirittura. Quindi, se vi fa piacere, decidete voi, iscrivetevi al canale, è tutto gratis, ed attivate la campanellina. Però io vorrei andare in doppia cifra, perché questo canale, ripeto, soprattutto grazie a voi, si merita di andare in doppia cifra e di staccare un po', di distinguersi un attimino, ecco. Lo dico senza la puzzetta sotto il naso. Di merita di prendere un po' largo da altre situazioni. Dai, quindi, se vi fa piacere, per noi è una grande soddisfazione, ci stimola ad andare avanti perché non chiediamo soldi, non chiediamo nulla, lo sapete. Ora, a parte gli scherzi, nulla togliere a chi lo fa, ognuno facesse quello che vuole, però è giusto che cresca questo canale per lo share che ha, perché ha un grandissimo share e mi piacerebbe molto dedicargli più tempo. Ti dico una cosa, ti faccio un nome di un portiere che purtroppo si è accaparrato il Napoli, che si chiama Elia Caprile, o Caprile, no, penso si dica Caprile, tutte le volte mi sbaglio, era in prestito a Bari, l'ha preso il Napoli e se non erro l'ha dato in prestito all'Empoli. Quello è un ragazzo fortissimo, veramente forte nel portiere. Sempre tornando ai portieri, ragazzi, cioè ora, cioè, mi dici dov'è Sommer? Sommer, dove sei? Te lo dico io dov'è Sommer. Ma c'è un agreement tra l'Inter e Bayern Monaco. Allora, bisogna capire se l'Inter vuole aspettare fino a settembre per il portiere o se pure incomincia a portarsi a casa un portiere. Oppure non va fatto lo stesso errore che a suo tempo fu fatto con Radu, indipendentemente dalle qualità del portiere. Quando un portiere comincia a avere 20-21 anni, tipo Filip Stankovic, o ci punti o non ci punti. Non puoi essere carne e pesce, o sei carne o sei pesce, perché se decidi di puntarci lo devi fare subito, se non ci vuoi puntare lo dai in prestito. Ma tutto questo lo ci punto, non ci punto, ci punto, non ci punto, fa la fine di Radu e poi dopo magari era anche un buon portierino, ma che poi alla fine si è sciupato. Quindi, dov'è Sommer? Mi devi spiegare. Dov'è Sommer? O ci punti su Stankovic o non ci punti. È arrivata l'ora di fare chiarezza sul portiere, perché io l'ho visto dov'era Sommer. Ha giocato titolare contro il Liverpool e ha preso due pere in 45 minuti. È un portiere che a me piace, ci mancherebbe. Veniamo alle note dolenti, ragazzi. Ora faccio il giornalista anch'io. Veniamo alle note dolenti. Ora mi metto anch'io la scaletta di tutti gli argomenti. Le note dolenti sono due giocatori che purtroppo io nel mio piccolo, da tifoso come voi, perché io sono un semplicissimo tifoso come voi, io a suo tempo sconsigliai di prenderli. Uno è il ballerino di cui gradirei non parlarne più, per chi non lo sapesse è Correa, e l'altro è Gosens. Sono due giocatori invendibili, soprattutto a cifre, non ti dico importanti, ma a cifre di una certa entità, perché Gosens a 20 milioni non te lo prende nessuno. Molto semplice, perché comunque devi guardare il pedigree del giocatore. Chi va a comprare Gosens dice: ma questo ragazzo negli ultimi 2 anni quante partite ha giocato? Te lo dico io. Gosens ha giocato 90 minuti in 18 mesi, tutti filati, forse 2 volte. Andate a controllare. Come fa una società a spendere 18-20 milioni? Tra l'altro Gosens ha delle caratteristiche non si sposano, che si sposano male con l'idea calcistica che ha l'allenatore, perché Gosens in fase difensiva non sfrutta il corpo, per esempio, come fa Dumfries. Dumfries nelle chiusure difensive è molto più bravo. L'esterno che serve all'Inter, te l'ho detto 2 mesi fa, qual è? Che ora il suo nome è in auge, è Carlos Augusto, che può fare anche il braccetto. Carlos Augusto sarebbe un acquisto fenomenale, perché quel ragazzo, te lo garantisco, quel ragazzo l'ho visto giocare anche dal vivo io 2 anni fa, è veramente forte. Carlos Augusto è veramente forte. Un giocatore incredibile che ti permetterebbe di tappare anche qualche buco perché sa fare anche il braccetto.
Dumfries e Gosens sono due esterni che non saltano l'uomo, perché ora sento dire Joe ha quadrato. Io lo chiamo il 17, non lo chiamo quadrato. Joe è il 17, ma Dumfries in fase difensiva usa bene il fisio, fa bene le diagonali, mentre Gosens, per esempio, parlando della fase difensiva, nelle diagonali non ha l'intelligenza tattica di sovrapporsi al braccetto, spesso le sbaglia, quindi Gosens è un calciatore che ha bisogno di campo aperto, molto forte negli inserimenti da dietro, molto bravo a chiudere l'azione che si sviluppa spesso dall'altra parte, ma è un calciatore che non salta l'uomo, che mette pochi cross buoni, quindi è per quello che Inzaghi non lo fa giocare, ragazzi, indipendentemente dalla tenuta fisica che c'ha questo giocatore. Neuer continua a avere dei problemi. I Bayern, fino a che non c'è Neuer a posto, non te lo dà, insomma. Tuchel ieri l'ha detto, indipendentemente dalla clausola. Quindi l'Inter non paga la clausola perché sono amici con il Bayern Monaco. Non è vero, ma non è vero. Ma dov'è, insomma? Il portiere dov'è? Te mi puoi dire tutto quello che ti pare. Dov'è il portiere? Dov'è il portiere? Te mi devi dire dov'è il portiere? Dov'è? Come si chiama il giapponesino? Me lo sono scritto. Tomiyasu. Attenzione. Ora, il giapponese, non quello lì che spara le cazzate, questo che gioca a calcio, questo che era a Bologna, questo ragazzo è veramente bravo, sarebbe un ottimo acquisto come braccetto di destra. Attenzione. Perché è fisico, è tecnico, ha timing, quindi ha anticipo. Non sbaglia un passaggio, se te, tra l'altro, cioè lui all'Arsenal ha giocato quasi tutte le partite, ragazzi, di cosa ragioniamo? Ma magari questo è veramente forte, ho tutte le magliette che ti fa vendere e non farebbe schifo. Quindi, cioè, questo è un bel giocatore, Tomiyasu, veramente bravo. Ho i miei dubbi perché c'è il Napoli che ha venduto Kim e ci sono gli occhi del Napoli su questo ragazzo. Io magari venissi all'Inter, perché io te lo dico, nella fase difensiva, a parte l'età, Darmian, ricordatelo sempre, Darmian è un esterno prestato a fare il braccetto. Attenzione, Acerbi è un giocatore di posizionamento, anche perché non ha quella forza, non ha quell'esplosività per scappare all'indietro, mentre il giapponese potrebbe essere il difensore che ci manca, bravo a scappare all'indietro, perché soprattutto quando tieni il baricentro alto della squadra, di Inzaghi lo fa spesso, se non hai un difensore che scappa all'indietro, prendi 41 gol come abbiamo fatto l'anno scorso. Che l'anno scorso non c'è stato Skriniar, non avevamo uno che scappava all'indietro, quindi il giapponese sarebbe buono come acquisto. Ho i miei dubbi e l'Arsenal te lo cede in prestito. Ripeto, secondo me il Napoli ci ha già messo gli occhi sopra proprio perché ha ceduto Kim a Bayern Monaco. Quindi, ragazzi, e sento parlare male di Scamacca, uno scarpone, non ci sono problemi. Chi parla male di Scamacca, secondo me, non voglio. Chi parla male di Scamacca è poco attento, perché questo è un ragazzo che l'anno scorso ha conosciuto anche la sofferenza. Stanno valutando un calciatore che l'anno scorso, purtroppo, grazie al ginocchio, non ha quasi mai giocato. Questo è un ragazzo che in aria sa come ci si muove, è forte tecnicamente, è forte di testa, ha tanta personalità. Sottoporta è già cattivo, ma deve diventare più cattivo sottoporta. Io sono convinto di una cosa: se Scamarca viene all'Inter, tutti gli scettici si ritireranno su questo giocatore qui, perché questo ragazzo è veramente forte. Ripeto, quando hai a disposizione un budget di 20-25, non ti puoi permettere Mbappé, Haaland o chissà chi. Quindi, rapporto qualità-prezzo, secondo me, è il miglior acquisto che potesse o che poteva fare l'Inter. Mi auguro che arrivi. Samardzic, al bacio proprio. Samardzic è un giocatore che io adoro, i giocatori che giocano con la suola della scarpa, centrocampista fantastico, anche lui, età giovane, ma va bene quando prendi questi giocatori qui. Cioè, io sono il primo rompioglioni, ma quando prendi Samardzic, Scamarca, sono acquisti buoni, va bene. Perché sono giovani, hanno tanto margine di miglioramento, sono ragazzi con personalità, non si cagano addosso questi a giocare a San Siro, lo capisci? Questi, cioè Scamarca, se migliora in quelle due o tre cose, diventa un attaccante da 60-70 milioni, ma di cosa ragioniamo?
Come fai a dire lo Scamarca è uno scarpone? Ma lo Scamarca sa giocare a calcio. Ma di cosa ragionate? Non lo dico a voi, ovviamente. Samardzic, se migliora nella fase di interdizione, il ragazzo dell'Udinese, se migliora nel fare filtro, quello diventa un top assoluto, io te lo dico subito. Quindi, dopo tanto tempo di acquisti che mi hanno fatto girare i coglioni, acquisti, tutti i parametri zero degli ultimi 3 anni, per come la vedo io, Samardzic e Scamacca, il mio umore lo portano su, ma Scamacca è un giocatore da Lecce, da Regina. E fallo venire all'Inter, poi dopo, se viene all'Inter, ritroviamoci tra 6 mesi e poi dopo vediamo se Scamarca è un giocatore da Lecce o da Regina. Perché io non voglio dire che chi dice Scamarca è uno scarpone di calcio non ci capisce nulla, anche se mi piacerebbe dirlo. Facciamo una cosa: se Scamarca viene all'Inter, troviamoci tra 6 mesi. Ciao.